essere un po' ossessivi e comunque essere ossessivi anche solo in parte è sbagliato e non si può giustificare una cosa del genere. Se quel po' ossessivo non fosse stato giustificato, fosse stato preso in considerazione come andava preso in considerazione e magari Filippo avesse parlato con un terapeuta, con qualcuno che lo poteva aiutare, anche solo con un genitore o con un amico, si fosse sfogato, magari questo epilogo sarebbe stato diverso. Filippo ha deciso di chiudere la vita di mia sorella e non aveva il diritto di farlo, ma lui non solo la sua, lui ha spezzato anche la vita mia e della mia famiglia, perché io mi sveglio ogni mattina e mi viene da piangere a pensare che mia sorella non è nella camera a fianco alla mia. E questa mattina me la sono immaginata mentre mi diceva forza Lele, vai e spacca tutto, perché lei mi supportava sempre. E lui non aveva il diritto, lui non aveva il diritto, lui non è nessuno per avere questo potere. Mia sorella, penso che l'abbiate conosciuta anche voi in questi giorni, però lei era più buona, più dolce, più sensibile di quello che sicuramente tutti già immaginano. E lei era proprio un'anima pura, un'eterna bambina. Credo fermamente che la differenza non debba essere sulle spalle delle donne, anzi, gli uomini devono fare un mea culpa, anche chi non ha mai fatto niente, anche chi non ha mai torto un capello. Io sono sicura che nella vostra vita c'è stato almeno un episodio in cui avete mancato di rispetto a una donna in quanto donna, in cui avete mancato di rispetto a qualcuno solo perché donna, avete magari fatto del catcalling, dei commenti sessisti con i vostri amici, l'ironia da spogliatoio, come la chiamano. Non va bene, fatevi un esame di coscienza e realizzate questa cosa e poi imparate da questo episodio e iniziate a controllare, a richiamare anche gli altri vostri amici.